Mando, perfetto. Stiamo avendo un po' di problemi tecnici e come stavo dicendo prima, questa è la seconda volta che registriamo questa live perché di nuovo ci tenevo a avere una scusa per rivedere Marcello, sempre così super professionale, e strappargli qualche altra informazione. Però no, non ho registrato l'audio della prima registrazione, non so perché non si è registrato, anzi l'audio di Marcello nello specifico, che era un po' la parte più interessante, diciamo. E quindi era Parlavo esatto. in Sì, esatto. O ti facevo registrare tutto quanto in playback, oppure abbiamo deciso di rifarla direttamente. Allora, come sta andando? Cosa è cambiato rispetto a 2 giorni fa? Come vanno le cose? È no, uscito è il cambiato DPCM! che esatto. Da domattina sarò segregato in casa ufficialmente. Questo è cambiato. Perfetto. Quindi se vedete fuori Marcello in La sì, io giro. sono in Lombardia, che è zona rossa, quindi equivale alla situazione di marzo e aprile, proprio identico. Ok. Quindi, ma si sa per quanto durerà questa cosa? Dicono fino al 3 dicembre, però è da prendere un po' con le pinze. È una Sostanzialmente, prova, sì. bisogna vedere l'andamento dei contagi e verificare. Come noi stiamo in lockdown tutta l'Inghilterra fino al 2 dicembre. Sì. Da oggi proprio. Quindi, Ad oggi voi, sì. noi domani mattina. Oggi Ah, ok, quindi ancora puoi andarti a fare i giretti. è festa, Oggi me. festa, ragazzi, tutti in piazza. Bene, bene. Dai, speriamo che la situazione migliori da qua. Speriamo. Speriamo davvero. Allora, senza indugi, io passerei alle domande che ci hanno fatto sotto al post, che i ragazzi sono super contenti, tra parentesi. Sei super, Ottimo. super apprezzato, c'hanno un entusiasmo, anche perché da quando abbiamo fatto l'ultima live, mi hanno, lo dico in maniera molto, insomma, con un francesismo, mi hanno scartavetrato i coglioni perché volevano rivederti di nuovo in live. Marcello, Marcello, Di la Marcello. verità, erano più le ragazze dei ragazzi, di la verità. Assolutamente sì, assolutamente sì. Questo biondo, questo fascino, no? Scherzo. Alla Roger Moore, assolutamente. E sì, quindi io sono super contento di questo, ovviamente, perché ci conosciamo da tanto, ci seguiamo da tanto, quindi mi fa veramente piacere. Grazie mille, apprezzo. E appunto anche il fatto che cioè, piaccia il fatto che affrontiamo degli argomenti anche molto tecnici, perché comunque andiamo abbastanza in profondità negli argomenti tecnici ed è bello vedere che c'è entusiasmo per queste cose, no? È bello un confronto, sì, sicuramente. Bene. Allora, passando alle domande che ci hanno fatto qua, direi di partire subito con la domanda di Lorenzo Boscarini. Ciao, la mia domanda è sul concetto di dimagrimento localizzato che Marcello porta da un po' di tempo. Come avete concepito l'idea di far allenare una persona in questo modo, sapendo che, come dici anche tu, i risultati veri e propri si vedono anche dopo mesi? Ok. Come abbiamo concepito l'idea di praticare questi protocolli? Sicuramente dalla pratica, osservando ciò che si verifica nella pratica o ciò che si è verificato. Allora, una premessa: nel bodybuilding, così come nello sport, mai si è arrivati a risultati davvero concreti con la sola teoria. Anzi, spesso le idee più brillanti, le scoperte più brillanti nascono dalle imprese eroiche dei pionieri del passato. Vedi Menzer, vedi Arthur Jones, vedi Casey Vietor, vedi Gironda. Quindi noi, o meglio loro, dobbiamo solo che ricostruire il fenomeno e non viceversa. Osservare ciò che si è verificato nella pratica e poi ricostruire la teoria, mai viceversa. E questa è una premessa interessante. Allora, dimagrimento localizzato. Intanto è ancora da vedere se questo dimagrimento interessa o meno davvero il grasso locale, perché non è ancora riconosciuto dalla scienza. Quello che sicuramente si verifica, e lo so per certo, è una miglior compartimentazione dei liquidi. Cosa significa? Una miglior gestione locale dei liquidi, dei fluidi, dell'infiammazione di un particolare distretto, che ovviamente si riflette su un miglioramento della condizione locale. Quindi proporre maggior volume di lavoro sul singolo distretto e ricercare quello stress sia quantitativo ma soprattutto sia qualitativo necessario per rendere la qualità del muscolo eccellente, ricrea quel fenomeno che io chiamo una maggior tolleranza insulinica localizzata. Ok. Allora, ripeto, è un termine che non ha nessun fondamento scientifico, è solo un mio modo per dare un senso, per dare un nome
ad un procedimento che si verifica ed è un procedimento che prevede un prelievo, seppur minimale, di grasso localizzato, che comunque porterà ad una sorta di pulizia del grasso interstiziale che permette, ripeto, di fare la differenza in termini estetici. Quindi, andando nella pratica, cosa... Esatto, questo volevo chiederti. Dimmi. No, volevo chiederti proprio l'esempio pratico, per chi magari anche non ti seguisse e tutto quanto. Intanto mi allaccio a quello che mi hai detto tu, si parla davvero del medio-lungo periodo, non parliamo di risultati tangibili nell'ordine delle settimane, ma neanche dei 2 mesi o 3. È un investimento che va fatto sui 5, 6, 9 mesi. Prima non se ne parla di risultati, se non addirittura in negativo, perché all'inizio proporre questo tipo di protocollo potrebbe portare a un'infiammazione locale, iniziale, che... È dove cascano tutti. Farebbe... Esatto. Dove cascano tutti. Lì bisogna appena si insistere. Dà uno stimolo nuovo, un qualcosa di nuovo, c'è cioè quel stato di infiammazione acuta per cui ci si carica d'acqua e soprattutto le ragazze su questo coso entrano nel panico, su questo aspetto. Perché magari esatto, l'uomo... lì bisogna insistere ed educare il tessuto a tollerare questo nuovo tipo di lavoro. Nei mesi si vedrà la differenza. Altra cosa importantissima è non fare l'errore di iniziare questi protocolli nel cut. Se si ha l'ambizione di essere in forma per la spiaggia piuttosto che per un palco, non iniziare in parallelo con l'inizio del cut. Bisogna mettere le mani avanti, fare il lavoro sporco d'inverno. Cioè il terreno, le basi vanno gettate appunto in bulk. Ok, allora guarda, ti faccio una domanda. Ipotizzando di avere un atleta, ok, che può essere una ragazza oppure un ragazzo anche, diciamo, ginoide, quindi che ha un forte accumulo, tipo io c'ho Alessandro, che quando abbiamo iniziato lui mi ha detto, guarda, io per la gara il problema che ho sempre avuto è che non riuscivo a tirare le gambe, ok? Quindi un ragazzo che ha difficoltà a tirare le gambe sul palco, lo dico per non cadere sempre, dimagrimento localizzato uguale ragazze, eccetera, no, anche i ragazzi molto spesso quando devono portare una condizione sul palco hanno questo problema, quindi difficoltà a tirare le gambe, ragazzo o ragazza che sia. Ipotizziamo di partire dalla fine della loro ultima competizione, quindi hanno finito la gara, inizia la fase di rebound, di off season, eccetera. Tu come ti comporteresti e per cercare di ovviare a questo problema per la prossima stagione agonistica, nelle diverse fasi anche, quindi come ti comporteresti in rebound piuttosto che in off season, piuttosto che in fase di preparazione vera e propria? Allora, come hai detto tu, partiamo dalle tempistiche e investiamo almeno un anno per vedere risultati tangibili. Quindi già quando scendo dal palco è un buon momento per iniziare per l'anno successivo. Come iniziare in termini quantitativi? Sicuramente ci andrei sul velluto, coi piedi di piombo, come proposta di mole di lavoro in termini di quantità. Anche perché se poi voglio cercare una progressione non posso giocarmi subito tutti i jolly. Certo. Diciamo che questa ragazza ha problemi a tirare le gambe piuttosto che i glutei. Vabbè, ovviamente in base alla zona più ostica al dimagrimento, poi sceglierò l'esercizio più idoneo per lei, lui, di conseguenza la meccanica o il ROM, il range di ROM più idoneo per la zona. Diciamo che questa ragazza che fa fatica a tirare le gambe e magari ha la fortuna di essere in quarantena adesso, quindi... avere pochi impegni, potrei proporre magari 50 bodyweight squat ogni 2 ore. Quindi è uno stimolo davvero irrisorio, quasi deallenante, ma non è questo il succo. Usciamo un attimo, cioè stacchiamoci dal discorso di gradi di fatica elevati, di cedimento, eccetera. Entriamo in un concetto di proporre una mole di lavoro elevata nel lungo periodo, nella giornata, nella settimana, nel mese. Accumulare quanta più mole di lavoro, quanto più tut possibile, anche se lontano da alti gradi di fatica, ok? Anche se lontano dal cedimento, e anche con RM, o meglio carichi davvero umidi. Quindi magari, ripeto, posso iniziare a proporre 50 body weight squat ogni 2 ore, che comunque in una veglia di 16 ore sono 8 episodi, sono 400 body weight squat. Nella settimana già ne faccio quasi 500, capisci? Nel mese... Ok, sto accumulando questa mole di lavoro, seppur dilatata, seppur distribuita nella settimana e nel mese. Da lì in poi vedo come risponde e potrò sempre di più alzare questo tipo di lavoro. Ti faccio una domanda, perché mi è venuto adesso in mente che in effetti ho sempre notato che persone che
tendevano a fare attività come, lasciando stare il trekking, però attività in cui camminavano molto, tendono ad avere i polpacci molto più definiti. Che noi normalmente diciamo, ah, guarda il polpaccio grosso, però può essere che non è che ha il polpaccio ipertrofico quanto piuttosto ben definito, per cui risalta molto, magari non è molto grande a livello trofico, però c'è, forse può essere proprio questo effetto di dimagrimento localizzato che ci porta a dire... Sì, sicuramente una miglior compartimentazione dei liquidi e secondo me anche un prelievo minimale di grasso interstiziale. A proposito di polpacci, quest'estate ho fatto una vacanza bellissima in montagna, proprio escursione, eccetera. In Trentino? No, ero a Cortina. Cosa volevo dire? Andando nei rifugi, magari salite di 3-4 ore in salita, e vedevo chi frequentavo quei percorsi in modo quotidiano quasi, nessuno, e dico nessuno, aveva i polpacci grassi. Donne comprese, non riuscivi a prendergli la pelle. Ripeto, quelli che frequentavano Quindi usualmente. praticamente la situazione era che voi stavate facendo le escursioni e tu chiedevi alle persone di prendere le pliche dei No, polpacci. noi non conosciamo bene i posti e vogliamo ricercare quelli un po' più carini, poco frequentati. Di conseguenza chiedevamo a quelli del posto, quelli più, Certo. ripeto, ai frequentatori più accaniti, e in estate sei in giro con i pantaloni corti Sì, non sì, vedevi sì, un sì, sì. polpaccio grasso, No, ma assolutamente. davvero. Anche alle donne vedevi cioè, le fibre. Esatto. Sì, appunto, come ho detto prima, è la semplice osservazione di quello che si verifica nella pratica. Ma adesso io sto facendo l'esempio delle gambe, molti mi potrebbero dire, sì, ok, però gli uomini hanno questa componente androide e sono portati a dimagrire nelle gambe a discapito dell'upper. Però io da ragazzino, dai 14 ai 18 anni, ho fatto nuoto. Vedevo i master o comunque gli agonisti, sempre uomini, che non avevano letteralmente la pelle sul tricipite, sul sottocapolare, ma proprio avevano la carta velina. E magari avevano il gluteo grasso, però anche loro sono sempre uomini, quindi anche questa cosa della predisposizione non No, sta in assolutamente. piedi. Comunque nel Assolutamente. nuoto, specie alcuni stili, utilizzi poco la coscia e il gluteo, Certo. e seppur con BF mediamente bassa abbiamo questo gluteo molliccio, la pelle non aderente, mentre sulla scapola, sul tricipite, non riuscivi quasi a applicarla. Guarda, è interessante quello che mi dici perché io una cosa che ho notato è che quando sui ragazzi che seguo da anni, quindi ragazzi in cui io faccio la plicometria da anni, sostanzialmente, ho visto che a parità di BF totale c'è la tendenza a una distribuzione nel lungo periodo molto più equa del grasso. Cioè, per il fatto stesso che loro si allenano, magari inizialmente hanno, che ne so, il tricipite molto grasso rispetto al petto o rispetto al sottoscapolare, e negli anni queste diversità tendono a ridursi, cioè accumulano grasso in maniera più uniforme e dimagriscono in maniera più uniforme. Quindi questo potrebbe Esatto. essere un altro punto. E io ho visto anche l'esatto opposto. È venuto 2 anni fa da me uno che faceva ciclismo. Al primo check aveva la plica del polpaccio, che alla fine ho fatto una stima perché non riuscivo letteralmente a pinzarla, se no gli facevo male o gliela strappavo. Nei mesi, pian piano, ha messo qualche millimetro. Seppur Esatto. restando magro, ha messo su, capisci? Perché Certo. prima aveva uno stimolo giornaliero di qualche ora di bici. Che non è accedimento. No, È non è questo il punto, che cedimento. è proprio l'accumulo di lavoro. Sì, come ho detto prima, c'è da staccarci un attimo dal concetto di cedimento, di alti gradi di fatica, Sì. cioè, c'è da accumulare un TUT interessante nel medio periodo, nella settimana, nella giornata, nel mese. Quindi, per esempio, ecco, una cosa che mi viene in mente, una persona che tende ad avere il gluteo femorale tendenzialmente grasso, ok? Accumulare là. Per esempio, fargli concludere ogni allenamento, sia di upper che di lower, ogni sessione dice, guarda, a fine sessione mi fai 200 hyperextension a body weight, con ovviamente con Esatto. setting per coinvolgere femorali e glutei. Me ne fai 200 così, target response, falle come ti pare, basta che arrivi a 200, alla fine di ogni allenamento. Può essere un'idea? Un'ottima idea, come può essere un'idea nei giorni off, come può essere un'idea distribuire le 200 hyperextension nei giorni off, magari in 8 episodi da 25, o che poi diventeranno 4 da 50, che poi diventeranno 1 da 200, che poi.
ok? Poi diventerai troppo bravo, troppo condizionato a questo stimolo che diventerà quasi cardio, ok? Lo rendo più difficile. Divento troppo forte con i body weight squat, riparto dai miei 50 bulgari all'ora, ad esempio. Ok. Ovviamente si deve progettare una sorta di progressione anche qua, in modo da farlo collimare, seppur nasca come stimolo capillarizzante, in modo da farlo collimare anche con uno stimolo vero e proprio muscolare. Certo. E ti dirò, per molte donnine a volte non mi serve altro, io le alleno solo così le cosce, col corpo libero. Dici, iniziando senza questa sorta, all'inizio sì. Quando mi arrivano le ragazze nuove, spesso inizio così per gettare le basi su questo dimagrimento localizzato, quindi investendo tempo sul corpo libero, su accumulare tanta mole di lavoro, e magari dopo 3 mesi fai il check, la plica è diminuita, la circonferenza è aumentata sulle cosce. Poi loro, grazie a questa predisposizione ginoide, mettono massa molto facilmente sulle cosce. E anche se tu non proponi carichi elevati, ma butti insieme 1200-1500 Bulgarian squat in una settimana, la massa cresce. Gli ometti sono un po' meno portati a questo tipo di risposta, però anche per loro ci si può fare molto. Per le donne, ripeto, io a volte parto così, per tutt'altro motivo, poi ti ritrovi che le cosce crescono e dimagriscono. Ti faccio una domanda. Sì. Perché tanto lo chiederanno tutti e se lo staranno già chiedendo tutti, per Sì. l'addome. Allora, per l'addome. Funziona anche per l'addome, perché è un gruppo come gli altri. A proposito, io quando gareggiai, feci la proposta degli allenamenti d'addome che aveva scritto Massaroni su Facebook, mi sembra. Lui allenava, invece di dedicare una sessione all'addome, magari dedicarsi un quarto d'ora a fare serie su serie, lui diceva, per chi lavora in sala, comunque per chi ha l'opportunità di farlo, fate magari 15-20 crunch ogni ora, quindi uno stimolo davvero irrisorio, quasi nullo, quasi deallenante, però tu ogni ora educhi l'acqua e i fluidi a stare nel compartimento giusto, ok? Intramuscolare. Io lo feci per qualche mese pre-gara, ogni ora, ogni 2 ore facevo i miei 15 crunch a corpo libero, quindi davvero Anche a casa si può fare. anche a casa. O in ufficio, insomma, se avete confidenza con i colleghi. La pelle era sempre aderente, sempre. Sull'addome si vede in maniera un po' meno marcata questa cosa, perché si parla di un gruppo più piccolo, eccetera. Cioè, più il gruppo è grosso, più è visibile questo Anche in fenomeno. questo caso è una cosa da iniziare a fare in off-season. Sì, Quindi, assolutamente. dove comunque il risultato non è tangibile sul breve periodo, assolutamente. Un'altra cosa, però, è parallela al nostro discorso, fenomenale quanto si verifica in adolescenza, cioè i gruppi che tu educhi in adolescenza a essere magri, questi non ingrasseranno più. Nel mio particolare caso, che mi sono sempre spaccato gli addominali, cioè che io sia 75 kg d'estate, 85 d'inverno, l'addome non ingrassa mai. E sicuramente è per merito di tutti gli addominali che ho fatto, cioè non è un miracolo. Così Cavolo come anch'io, vedi. mi hai appena svoltato, mi hai dato. È vero, è dannatamente vero, è dannatamente vero. Io per tutto le medie facevo a casa addome, perché di base quello facevi, e mi ricordo con il liceo io c'avevo quello che poi è stato il mio testimone di nozze, il mio best mate, best friend. E per il liceo noi ci facevamo le schede, no? Avevamo tutti e due la stessa scheda, a casa con i manubri da 3 kg, che erano tutti esercizi per quello. E ci sfondavamo ad addome, tipo facevamo 500 addome in salse diverse al giorno. E ora che ci penso, pure lui ha questa tendenza ad avere comunque l'addome in evidenza. Anche lui non si allena, non fa bodybuilding e niente. Però è vero, cioè io in bulk sono grasso, però ho l'addome in vista. Secondo me quando tu in un certo periodo della tua vita adolescenziale riesci a smantellare tutte le riserve locali di grasso, è dura poi che tu le rimetta. Sì, credo che sia proprio un discorso del setting metabolico del tessuto. Cioè Sì, del. però anche qua, vedi, è a livello locale, capisci? Sì. No, no, Non è di. io guarda, ti dico quello che faccio io. Ad esempio, quello che ho fatto con Alessandro adesso, perché ha gareggiato ora, ha fatto la notte delle stelle. E lui aveva questo problema delle gambe e il gluteo tendenzialmente grassi. Con lui ho inserito un sacco all'inizio, perché poi ho fatto un tapering finale sotto gara, però all'inizio abbiamo lavorato tanto con le scale.
Stairmaster, in cui Wow, bellissime. doveva fare i gradini a 2 a 2, tenendo lo Stairmaster lento, eventualmente anche con un praticamento di abduttori, ogni tanto inserisco, quindi per sentire e mandare subito in pump i glutei e sentirli bene. Lo Stairmaster lo mandi lento, volutamente molto lento, e tu devi spingere come un dannato, come se stessi facendo degli affondi. Quindi attivando bene il gluteo alla fine del quadricipite. Un vero e proprio lavoro muscolare. Sì, ma questo per 20 minuti, 25, 30, così, quindi non a cedimento, però Però io dico, si crea quella proliferazione mitocondriale, in cui il bravissimo. tessuto vai a lavorare proprio sul setting mitocondriale del tessuto. E il tessuto diventa semplicemente più in grado di bruciare grasso. E questa è una cosa locale, come dici te. Ma oltre che sul setting mitocondriale, anche sulla vascologenesi, tu crei nuovi vasi sanguini alla lunga, ripeto, non in una Esatto. settimana o due, No, ma no, in mesi no, no. sì, però E questo si crea probabilmente anche, questa. è anche il motivo per cui gli atleti tendenzialmente più qualitativi sul palco, più uniformi da un punto di vista IBF, eccetera, sono quelli che tendono ad avere più attività. Cioè più tendono ad avere il cardio in off season, un po' più di volume in off season e tutto il resto. Questi sono gli atleti che io, bene o male, sul palco, di nuovo da un punto di vista empirico, però li vedo più uniformi nella distribuzione del grasso. Assolutamente, assolutamente. Bello. Questo è super. Mi ritrovo. Allora, bene, passiamo alla prossima domanda. Eccolo, Giacomo Nanni, in quale fasi utilizzi le isometriche? Come le ciclizzi? Consigli di utilizzarle per tutti i distretti muscolari nel mesociclo a loro dedicate? Ok, quindi parliamo di Allora, isometriche. ok, beh, facciamo un attimo un passo indietro, qua potremmo parlare 6 o 7 ore senza annoiarci. Facciamo una piccola distinzione che magari Alessandro non sa, tra isometria e statica, ovvero tra il tentativo di spostare un oggetto inamovibile e tra il trattenere un carico definito in un punto definito ma che potrai sollevare. Ad esempio, se prendo una ringhiera e provo a sollevarla tipo Carl, quello è un'isometria, è il tentativo di sollevare un oggetto inamovibile. Se io impugno un manubrio a 10 kg, metto il gomito a 90 e lo trattengo a 30 secondi, è una statica. Ok? Ok. Quindi era bene fare questa macro distinzione, perché ovviamente poi magari ne parleremo. Portano a stimoli e a risultati completamente diversi, eppure siano apparentemente simili. In entrambe si è fermi, la percezione è totalmente diversa. Seppur si è fermi in entrambi, in una c'è comunque una componente di stress, che è la statica, perché tu trattieni un carico che lui vorrebbe scappare, quindi senti questa componente di stress forzato, no? Sì. Mentre quando provi a spostare un oggetto inamovibile non senti questa componente, bensì è più simile a una concentrica, la contrazione, perché il muscolo vorrebbe accocciarsi, ma non ce la fa. È interessante questa cosa che la statica mi dice è più vicina a un'eccentrica, mentre l'isometrica è una Sì. concentrica. Entrambe si è ferme, quindi apparentemente, visti dall'esterno, è la stessa cosa. Provare per credere è completamente diverso. Allora, la prima domanda era quando le utilizzi? Sì. In quali fasi utilizzi le isometriche e come le ciclizzi? Quindi sì. Allora, intanto se il ragazzo, il soggetto risponde bene, quindi fanno per lui, riesce a esprimersi bene, non ha dolori articolari mentre fa, è come se io ti chiedessi in che fase usi i cavi. Tu mi dirai sempre, cioè in che fase usi il leg curl? Se fa per me il leg curl, lo uso sempre. Ecco, se le isometrie funzionano su quel ragazzo, lui riesce a esprimersi per me, a parte che poi prevedono mille sfumature, quindi si può Certo. organizzare delle progressioni, delle tante variabili, si possono tenere benissimo tutto l'anno, ma davvero tutto l'anno, fino ad arrivare a programmare workout solo in isometria, cosa che ho fatto e fatto fare. Ti fermo un attimo. È una cosa che potrebbe essere utilizzata, per esempio, adesso in quarantena. Vabbè, adesso come non mai, specie per chi non ha nulla da perdere.
Cioè, io, vabbè. A parte il fatto che magari vostra madre torna e vi vede attaccati alla ringhiera, tipo così per mezz'ora e sembrate... Oppure il vicino che vi vede chiama, non so, l'istituto di igiene mentale. E chiama il sindaco, esatto, per partecipare a un PSO. Il cosa coronavirus successa? Si sta trasformando in rabbia. Ok, ok. Assolutamente, specie per chi non ha nulla da perdere, chi non ha altro, se non si dedica a queste isometrie, cioè cosa vuoi mai che faccia? Ma poi davvero con nulla puoi fare tantissimo, e con nulla intendo nulla, con nulla intendo degli stracci da strappare, dei muri da spostare, dei pali da sradicare, e penso che questi li abbiano tutti a disposizione in casa, no? Certo. Io, beh, le prime il primo approccio con l'isometria lo feci, cioè mi ci approcciai 7-8 anni fa, ma mai come da marzo in poi le ho approfondite, le ho esplorate. E soprattutto è stato curioso come la risposta di alcuni ragazzi, ma ragazzi di un livello molto elevato, ad esempio Francesco Bazzia, che fece podio agli italiani NBFI nel culturismo, ha risposto davvero in maniera eccezionale, tant'è che l'abbiamo tenuti anche una volta che hanno riaperto le palestre, perché funzionavano, ma ripeto, non su un neofita, su un atleta avanzato di un certo livello. Mi parli sia di questo, mi ha fatto pensare, giusto? In quel preciso caso parlo di isometrie, parlo di tentativo di spostare oggetti inamovibili, quindi ripeto, ringhiere da piegare, stracci da strappare. Anche qua il concetto, i due concetti più importanti sono come nei pesi, come nei movimenti dinamici, propriocezione e alto grado di fatica. E nell'isometria alto grado di fatica vuol dire avvicinarsi almeno alla perdita dei sensi, almeno. Perché lì tu puoi esprimerti tanto. Ok. Quindi davvero sostanzialmente devi dare tutto. Metto su un qualcosa di inamovibile e cerco di spostarlo finché non mi sento male. Con tutte le forze, esatto, che ho. Esatto, ma si potrebbe riprodurre benissimo anche in palestra con gli attrezzi. Ripeto, una volta aperte le palestre, noi abbiamo portato avanti il nostro leg press isometrico, che lo sovraricavamo di 600 kg, non ricordo, lo mettevamo a metà ROM e lui tentava di spostarlo. Lì davvero provare a alzare qualcosa che non si muove ti dona una sensazione incredibile. Sì. Oltre a un grado di stanchezza non quantificabile. E mi fa pensare a un esempio in cui in realtà tutti abbiamo provato e sperimentato le isometrie, e le prime volte i DOMS si sentono, che è quando posi. Quando posi? Io, cioè, i ragazzi, sempre, alla prima lezione di posing, oh Ludo, cioè, ho fatto lezione di posing, sto pieno di DOMS. Benvenuto. La prima è sempre così. Quando ti metti là, per bene, strizzi. E molto spesso, ecco la cosa che dicevi te che mi piace, della propria eccezione, che molto spesso iniziano a posare e automaticamente migliorano la capacità di coinvolgimento di un determinato distretto. Quindi anche con le isometriche e le statiche c'è questo fine. Assolutamente, se mi parli in termini di conquista di una maggior propria eccezione locale, vincono le isometrie. Quello è un investimento davvero che invito tutti a fare, perché a prescindere dal fatto che funzionino o meno, perché alcuni riconoscono questo loro funzionamento, alcuni no, io sono di parte, dico che funzionano, a prescindere da questo non sarà mai un mese speso vano, perché tu conquisti una propria eccezione che è incredibile. Quando tu hai quella, hai fatto un bottino della Madonna, perché si rifletterà su una... sul miglioramento della tua capacità di convogliare il carico da esterno a interno, anche quando rifarai le classiche ripetizioni dinamiche. E nel bodybuilding, tu lo sai meglio di me, è tutto la propria eccezione. Quindi ci può essere questo transfer di questo periodo in quarantena per quando torneremo in palestra? Assolutamente, assolutamente. Ci deve essere. Allora, guarda, quando fai un'isometria non puoi non percepire il gruppo interessato, non puoi, cioè neanche se lo fai apposta. A differenza di una dinamica, di una statica o di altre tecniche di intensità. Quando fai un'isometria sei obbligato a sentire il gruppo in causa. Ok. Cazzo, per forza si rifletterà su un miglior utilizzo dello stesso quando farai altri tipi di esercizi. Certo. Allora, vado sul pratico e ti chiedo questo. Sì. Perché io sabato, adesso ho 3 giorni di riposo, di rest, sono arrivato a un... Per fortuna adesso c'è lockdown, mi calzava proprio con un overreaching mio, quindi c'è uno scarico di 3 giorni, 4 giorni,
E sabato dovrei fare un allenamento di braccia. E purtroppo i dischi, quelli che ho ordinato, mi arriveranno soltanto la settimana prossima. Quindi sostanzialmente c'ho un bilanciere che è arrivato ieri da 2,20. 4 dischi da 5 kg. Ok? Quindi ti chiedo come imposteresti utilizzando le isometriche. Così inizio a provarle direttamente perché sono dannatamente curioso. E come imposteresti un allenamento? Per esempio, i tricipiti. Ok? Bilanciere, 4 dischi da 5 e possibilità di fare isometriche. I tuoi gomiti sono ok? Sì, tocchiamoci, per ora sì. No, chiedo. Allora ti propongo un classico French press da terra, floor Ok, French press. bellissimo. Gomito più indietro della linea del busto. Ok. Stacca il bilanciere da terra di qualche centimetro e rimane in quella posizione. Questa è statica. Ok. Sì. Ah, scusa, tu chiedevi No, isometria? ti chiedo Quanti immagina che io dischi ti hai dicessi detto? 4 da 5. No, allora è un carico che riusciresti a sollevare, quindi non si può Considera che il bilanciere è proporre. da 2,20, quindi il bilanciere pesa 20, eh? Quindi Io comunque. ci sono, è impegnativo, insomma. Allora puoi poggiarlo a terra, sovraccaricarlo al massimo e Ah, no, tentare di no, no, quello no, spostarlo. quello no, 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 Quello no, inamovibile dicevo. non è, inamovibile no. No, no, con la statica va benissimo, cioè ti chiedo, utilizzando statiche isometriche, se tu dicessi, guarda Marcello, fammi una scheda a tricipiti da fare a casa, così, con questa attrezzatura. Partirei con quello che ti ho detto e Ok. sempre per i bicipiti, sempre seduto a terra con le gambe a squadra di fronte a te, impugni il bilanciere come per fare un curl, sfiori il terreno, cioè lo stacchi di 1 cm e lo tieni in quella posizione, sempre col gomito più avanti del tronco. Ok. Quindi oltre a che cercare una mera flessione dell'avambraccio e braccio, cercare anche una flessione della spalla per interessare anche la componente del capolungo del Certo. bicipite. E per quanto e per quante serie, per quante volte? Allora, ripeto, qua ci sarebbe. No, no! Bastardo sadico. No, adesso facendo i seri ci sarebbe da capire cosa hai fatto prima, cosa farai dopo. Ci sono mille sfumature e i tempi sono davvero. Possono spaziare di tantissimo, dai 15 secondi fino ai 10 minuti. Però parti con una cosa razionale, una cosa media come lavoro, puoi fare serie da 30 secondi. Ok, Fino a mettere insieme magari 10 minuti di lavoro totali in quella giornata, prendendoti le pause che ti servono. quindi E potrei poi. fare un, tra virgolette, un target response. Io c'ho, Sì? ok, mi metto, c'ho questi due esercizi, devo fare 10 minuti totali, ciascuno. Sì, con un carico con cui tu possa fare bene 30-40 secondi, in Ok. modo senza oscillazioni, senza imperfezioni tecniche, ok? Allora, io una difficoltà che ho sempre avuto, e qua ti faccio la domanda, ho sempre visto che, allora, ci sono degli atleti di calisthenics che sono specializzati nel fare le statiche, ok? Quindi tenere la stessa posizione per tot. E sono anche gli atleti che, da un punto di vista osservazionale, sono meno ipertrofici. E questo è dovuto a una componente che io ho visto e che ritrovo in me anche, che quando stai in una posizione statica, appunto non contro un oggetto inamovibile, ma un oggetto che puoi facilmente sollevare, tendi a scaricare molto a livello articolare, per un discorso di conservazione. Motivo per il quale io quando faccio le statiche, e le faccio, motivo per il quale io le faccio raramente, quando le faccio, faccio come una super super slow, cioè faccio questo tipo di movimento, ROM piccolissimo, però do quel filo di movimento che mi permette di tenere il coinvolgimento muscolare. Intanto ti do ragione, nelle isometrie sono minori le forze di taglio rispetto alle statiche, anzi sono quasi nulle. Nelle statiche, se sbagli il punto di ROM in cui adottare le stesse, potresti percepire queste forze di taglio che danno noia all'articolazione Esatto. stessa. Quindi in quel caso, o si cambia punto del ROM, o si cambia carico e si lavora con pesi più umili. O si cambia totalmente modo di lavorare. Io una cosa anche che faccio, immagino i bicipiti, rimango a metà ROM e quando sto qua, invece di semplicemente tenere il carico, contraggo i bicipiti come se stessi Ah, posando. assolutamente, Tengo in contrazione, che è una assolutamente. cosa che faccio anche quando faccio lo squeeze, cioè per me lo squeeze non è faccio questa direzione, ma rimango in questa direzione e poi tac, contraggo come se stessi in posa. Presente. Ma questo, cioè, secondo me è la base anche del lavoro dinamico, contrarre il muscolo interessato.
No? Sì. Però qua proprio Certo. diciamo che è una contrazione Sì, anche ulteriore. in una statica, anche io mentre trattengo un oggetto, io provo a sollevarlo, cioè contraggo il muscolo interessato. Ok. Perché secondo me, Fantastico. cioè, questa è la base del contatto mente-muscolo, cioè la base del bodybuilding. Ok. Cioè, non so, un lat machine per me non è portare la sbarra Sì, sì, all'esterno e sì, sì, sì. sperare che il dorsale si contragga. No, no, Cioè, no. ho le braccia distese, contraggo il dorsale che mi porterà la barra Sì, sì, all'esterno, sì, non sì. viceversa. Sì. No, dicevo, quando stai in una posizione statica, la cosa ulteriore è che ci vai a mettere una contrazione tua ulteriore, no? Come una contrazione statica, capito? Quindi non dinamica. Perché un conto è Esatto. sto in statica tenendo un oggetto, sto in statica tenendo un oggetto e contraggo. Ok? Come sul petto quando fai muovere la tetta, no? Questo tipo. Che non stai muovendo l'articolazione, ma è soltanto il muscolo, ok? Ma infatti è così che dovresti fare, non il contrario. Cioè, io Ok. contraggo, questa contrazione mi farà sì che terrò il manubrio in quella posizione. Non tengo il manubrio in questa posizione e il muscolo per miracolo si contrarrà. Ok, fantastico. Perché se no ne contrarrò altri, cioè tanti altri, già non va bene, oltre che scaricare sulle articolazioni. Ok. Sembra la stessa cosa, ma io voglio l'esatto contrario. Impugno un manubrio, contraggo il muscolo target, che questo farà sì che il manubrio sta lì, non viceversa. Ok. E l'altra cosa che ti chiedo È una figata perché mi permette di usare anche meno carico, è quindi meno quello. stress articolare, meno stress nervoso, più stress localizzato. Cioè, è una figata. Super. Ah, ascolta, quindi diciamo tu l'allenamento in casa lo imposteresti soltanto con questi due esercizi, come abbiamo detto, o ci aggiungeresti anche qualcosa? Quello No, allora, dipende uno cosa ha a disposizione in casa. che ti ho detto. Ok, tu quindi. Sì, No, sì, sì, sì. Sì, nel tuo caso comunque già. Poi ti arriverà anche una panca? panca e rack, l'half rack dove posso fare anche le dips. Adesso Con che frequenza alleni le braccia di solito? sto facendo un push pull legs riposo praticamente, quindi mi capitano 2 volte a settimana. E in questo caso devo ricominciare, però farò un allenamento di braccia sabato perché sono carenti e perché è l'unica cosa che posso fare realmente a casa. E poi domenica farò gambe perché vado ad allenarmi da un ragazzo che c'ha l'home gym. Ah wow, sfruttalo, Sì. approfittane. No, 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 e questo ragazzo mi ha Guarda, dato massima disponibilità, c'ha pure la leg press, l'adductor machine, c'ha un po' tutto, quindi credo che mi allenerò figata. domani, sì. Guarda, io di questi due workout ne organizzerei uno solo in statica o isometrie e uno con le contrazioni dinamiche classiche. Ok. E la statica funzionerà doppiamente, funziona sia per lo stimolo che produce, sia perché quando farai il lavoro dinamico le percepirai di più. Fantastico. Cazzo, tu con le statiche e le isometriche impari a allenare i muscoli, impari a usarli. Una volta Mario Civalleri mi disse per i polpacci: stai 2 ore sulle punte dei piedi fermo. Io avevo detto, a parte che questo è folle, ho pensato. Beh, ma Mario è così, quindi ok. E cazzo, poi impari a allenarli, ma non con i pesi, poi li attivi quando cammini. Capisci che è una figata? Se tu non percepisci il gluteo su uno squat, su un Bulgarian squat, ma io ti faccio stare un'ora in statica deep thrust nel picco, senza peso. Non è lo stimolo che produci in quel momento, ma poi li percepisci quando cammini, non quando li alleni, anche quando cammini. E Super. poi puoi iniziare ad allenarti. Capisci che è un investimento No, quasi che imperativo che va può essere il fatto? modo ideale per sfruttare questo periodo di quarantena. Sì. Ripeto, funzionano sia perché funzionano durante l'episodio, ma sia perché poi inizi a allenarli davvero, inizi a percepirli anche quando ti muovi. Allora, guarda, volevo far vedere ai ragazzi una cosa perché loro non sanno, ma tu mi hai mandato dei video dei tuoi ragazzi che facevano questo lavoro, no? Giusto? Quindi volevo. Ok. Volevo far vedere così abbiamo pure uno spunto pratico. Allora, questa è sulla leg press, giusto? Non, io non vedo bene. Non è condiviso Sì, quello è lo un leg press. schermo. Ok. Ok. Questo com'è caricato? Non riesce a sollevarlo. Esatto. Cioè, era troppo carico praticamente.
Troppo carico, sì, Ah, perché beh, comunque perché c'è c'è anche lo sta, c'è il pacco ok. pesi. Vedevo Sì, poi solo. quello nell'Express bastardissimo, Sì, questo pesa tantissimo. lo conosco, però ce Perché il l'avevo. pacco pesi pesa di più dei dischi caricabili, Fantastico. eh. Lì Ok. adesso non mi ricordo, erano sprint all out di 15-20 secondi, mi Ok. sembra. Esatto. Questo invece è il Carl con ringhiera. E questa è sempre isometrica. Isometrica, e ti ho mandato per avere il confronto anche una statica, sempre di un mio Carl, in cui così possiamo vedere sia il tentativo di spostare un oggetto rispetto a trattenere lo stesso. Si vede? Sì. No, almeno forniamo entrambi gli spunti. Sì, ok. Ah, questo è tipo push press. Col Esatto. gatto. Con delle scale, quindi davvero con Epico. niente. Epico. E va in spinta. Super. E poi Eccoli. un'altra cosa, adesso tutti ci stanno lamentando per l'attrezzatura poco generosa che hanno in casa, ma secondo me ci saranno 10 ragazzi in Italia forse la cui attrezzatura non li possa soddisfare come esigenze. Cioè, secondo me davvero con niente si può fare tanto. Sì, questo Le sicuramente. ragazze non parliamone, con due manubri fai tutto. Noi che abbiamo anche un po' l'esigenza del pettorale, Un po' potrebbe più servire una panca. sì, però no, concordo su questo perché Però, io vedo che è ripeto. più una mancanza del, cioè, le persone, almeno i ragazzi che ho io, riesco ad allenarli benissimo, sono super contenti, dico, porca puttana, non pensavo di riuscire, però è più la componente del devo allenarmi in cameretta e non sto nella palestra, cioè più l'ambiente, capito? Perché se tu li prendessi a quei ragazzi le stesse cose che hanno, compreso il letto magari, e glielo mettessi in mezzo alla palestra, sarebbero Sì. super contenti, cioè non gli cambierebbe niente. Che è la cosa che dicevo anch'io, Giorgia. Cioè, dicevo io adesso rack, panca, bilanciere e dischi. Ok? Se tu me li metti in un box di CrossFit vuoto, allora io sono, cioè, non mi cambierebbe niente. Sarei super entusiasta. Però il fatto di averli in casa è un po' quella cosa che ti fa sentire un po' arrangiato, no? No, il limite è sicuramente motivazionale, non di attrezzistica. Quindi c'è da lavorare su quello, sul fattore motivazione, sul visualizzare l'obiettivo, secondo me. Sì. Ma ripeto, in tutta Italia c'erano 10 ragazzi la cui attrezzatura non li soddisfi, No, secondo me. assolutamente, assolutamente. Oltre al fatto, che è un'ottima occasione per reimparare ad allenarsi, cosa che io ho fatto a marzo-aprile e cosa che poi ho perso d'estate, perché quando ti approcci di nuovo a un parco attrezzi più generoso, a pesi più alti ti fa ingolosire, ritorni a sbavare le esecuzioni, a percepire pochi muscoli, cosa che a marzo e aprile invece avevo conquistato in modo molto piacevole. È bella questa cosa di far capire che anche per noi, Perché che siamo tecnici del settore, è un periodo che possiamo sfruttare al meglio e che ci dobbiamo rimparare ad allenarci da questo punto di vista. Quindi a maggior ragione tutti i ragazzi che sono amatori, magari hanno appena iniziato, non c'è veramente da lamentarsi. Cioè, cazzo, potete. secondo me è davvero. Io poi sono molto ottimista come base, però è una figata, è un'ottima occasione per imparare ad allenarsi. Io nella prima quarantena, la mia palestra mi diede la possibilità di portare a casa un po' di manubri, di attrezzi. Non ho portato a casa l'intera rastrelliera, sono arrivato fino al 32, mi sembra, 30-32. Ho imparato a usare il pettorale nelle spinte. Perché prima ti facevi ingolosire da Certo. carichi più alti, lì eri Certo. obbligato a attivarlo, Sì. così come negli stati gambe tese. Vero. Adesso non ho quei manubri, ho imparato una cosa nuova, ad esempio, mi sono comprato i componibili, e questo magari è un discorso che può interessare o che pochi se lo sono domandato. I componibili per il gran pettorale si sentono il doppio. Sono più efficaci, secondo me. Non so se tu hai mai avuto modo di provarli. Non di recente, cioè di recente sì, ma erano. Allora,
dannatamente scomodi perché mi segavano i quadricipiti. Purtroppo, bravissimo, sono pieno di lividi. E no, più che Quello sì. altro una delle viti per chiuderla si era un po' allentata perché era di plastica, si era aperta, quindi si chiudeva, però era un po' lenta, no? Quindi stavo, tipo per dirti, una volta stavo facendo il pullover e si è allentata e i dischi mi sono arrivati tipo qua, si è ribloccata. Tipo, ok. E quindi Ti perso 10 anni. ogni volta che facevo le spinte era della serie: ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Ti prego, ti prego, ti prego. No, Ti prego, non ti rompere, ti prego, non ti rompere. Quindi l'ho vissuto un po' così, diciamo. Infatti le mettevo alla fine del workout. Non arrivavo mai veramente a lavorarci per bene, diciamo. guarda, io penso che non tornerò più a fare le spinte con i manubri precomposti. Te lo giuro, la sensazione che ti regalano questi è completamente diversa. Ho cercato un po' di motivare la cosa e penso che la macro differenza stia nella geometria tra quelli componibili e quelli precomposti. Cioè, ovvero, organizzare l'ingombro in modo longitudinale rispetto al modo orizzontale di quelli già precomposti, beh, intanto farà sì di guadagnare più ROM in basso in modo più facile, ma soprattutto si riflette su una maggior stabilità. Ovviamente a patto che tu li componi bene, metti le graffette belle salde, poi c'è anche la differenza su come componi questi manubri, perché comporre un 40 mettendo un 15, un 2,5 è diverso da fare un 10, un 10, ad Sì. esempio, no? Ma proprio cambia in modo tangibile. Ovviamente non cambia il baricentro, cioè il centro di massa è sempre quello. Che cambia però è come si sviluppa questo carico durante il ROM stesso. Perché comunque sia con i componibili che gli altri durante il ROM si sviluppano bene o male delle microcopie per forza. Per microcopie intendo come il momento meccanico delle forze esercitate da noi sul manubrio. Caricare più vicino al baricentro i pesi farà sì che queste coppie si riducano Il momento di forza si riduce, certo. a favore della stabilità, a favore del ROM in basso, che sarà più agevolato. Sì, anche perché poi, essendo il movimento in direzione verticale, tendenzialmente c'hai anche meno attrito, meno forze che entrano in gioco, perché il disco, lo spazio Esatto. che deve, contrastare sostanzialmente il movimento, eccetera, è molto più ridotto. È, diciamo, tra virgolette, più aerodinamico, quindi più stabile. Ripeto, è la geometria, o meglio, l'ingombro. Che al posto di essere un ingombro più orizzontale, è un ingombro più longitudinale. Questo dovrebbe far riflettere comunque le persone di quanta cavolo di differenza possano fare i dettagli. Ripeto, c'è questa scomodità che devi comporli, devi massacrarti i quadricipiti. Però è una figata su cui riflettere, secondo me. Sì, no, no, no. Guarda, è quello di nuovo. Quanta differenza fanno i dettagli, anche quando stai in palestra, il modo in cui impugni un macchinario, il modo in cui è strutturata anche un pulley, una pressa, cioè il modo in cui grippi la pressa con i piedi, anche a parità di stance, di distanza e tutto, cioè il dettaglio ti cambia totalmente. Io l'esempio che faccio sempre è, se io ho un pendolo, immagina, ok, Sì. questo è un pendolo, immagina che sia rigido, questo pendolo fa sempre lo stesso movimento. Quindi sia che io gli do una botta di qua, sia che glielo do con un vettore di qua, sia che glielo do con un vettore di qua, questo farà sempre lo stesso movimento. Ci saranno più dispersioni di forze, però il movimento è vincolato, sarà sempre questo, ok? Chiaro. Quindi il discorso è che l'articolazione si muove come si muove, ma il coinvolgimento muscolare può essere diverso. Vedi che poi capisci che ci ritroviamo a parlare di serie, di ripetizioni, ma cosa c'entra? Che cazzo c'entra? Cioè, da 1 a 10 cosa contano? Ma infatti io cerco sempre di incentivare, ragionate sullo stimolo, cioè è lo stimolo il driver. E maturare una certa intimità con l'allenamento ti permette di capire, ok, ho tre esercizi, sto su quell'esercizio finché non ho dato gli stimoli che voglio dare, finché non l'ho sentito, perché magari ho tre esercizi e al terzo esercizio già non sento bene il distretto perché è totalmente congestionato e infiammato, basta, smetto. È inutile che continuo a investire su un distretto che ho già allenato, che ho già stimolato perché l'ho allenato bene. Sì, è come ritrovarsi a parlare di calorie quando la digestione non è ottimale, cioè parli del nulla, parli di numeri, Sono numeri. ma mai come nell'allenamento, cioè ci ritroviamo ormai a organizzare delle progressioni, ma tra
parlare di numeri, di serie, di ripetizioni, ma se la meccanica, se la propriocezione non sono quelle idonee per ottenere uno stimolo ipertrofico, davvero parliamo del nulla. Totalmente d'accordo, totalmente d'accordo. Quella è la base. Ascolta, parlando di calorie, ti facciamo l'ultima domanda che riguarda tante sulle isometrie, tante su altre cose che abbiamo toccato. Ecco, allora, Lori Comu chiede: dopo una fase di cut, devo tornare, voglio tornare ai livelli fisiologici per costruire più tessuto possibile. Ho sempre optato per le recovery diet, con cui mi trovo sempre bene. Che dite come strategia? Sono intermedio, non sono ancora in condizione, anche se buona. Quindi, recovery e reverse. Fai tu una breve Sì, distinzione su allora, recovery. sostanzialmente la reverse è quella strategia che prevede, una volta arrivati a livelli di BF, diciamo, ottimali, bassi, desiderati, di andare ad aumentare gradualmente il quantitativo soprattutto di carbo, molto lentamente, con l'intento di mantenere la BF quanto più stabile possibile. E ti dico, io la reverse la interpreto personalmente come una strategia di peaking. Nelle ultime settimane, magari dalle selezioni all'italiano, o da una gara al main event, alla gara più importante, eccetera. Perché l'idea è quella, la BF rimane là, ma mangio di più, c'è più ricircolo di glicogeno, più uptake di glicogeno muscolare, eccetera, eccetera. Comunque di base viene utilizzata anche spesso come strategia di uscita del cut, cioè finisco, ho fatto la gara, adesso salgo gradualmente perché non voglio sporcarmi. La recovery invece, l'obiettivo della recovery diet è, senza far stressare ulteriormente il corpo, quindi senza fare esagerazioni, però voglio tornare al mio set point di BF quanto più velocemente possibile, nel giro di 2-3 settimane. Quindi sostanzialmente uno degli scopi della recovery, esattamente opposto alla reverse diet, è quello di aumentare il di grasso, ingrassare, per tornare a quel set point velocemente, smettere di stare in uno stato tendenzialmente catabolico, che indipendentemente da quanto mangiamo dipende dai livelli di BF, perché possiamo mangiare 5.000 calorie al giorno, e io l'ho fatto sotto gara. Se la BF è bassa, avete fame, le regolazioni di ghrelina, leptina vi portano ad aver fame, state in food cravings e state in catabolismo. Che siano Bravissimo. 5.000 o 1.000 calorie non cambia, dipende dalla BF. Amen. Ok? E quindi lo scopo della recovery è quella, ok, torno a livelli di BF normali miei, il mio set point, quanto più velocemente possibile. Perché da là posso, il corpo esce dalla fase di allarme e inizio a costruire. La tua su. Tanto io la mia l'ho detta spesso, nel senso che io sono. Ma in realtà condivido al 101%, però approfondiamo un attimo. Sì, come dici tu, il limite più grosso della reverse è che si rischia di protrarre all'infinito quasi una ipocalorica. Seppur le calorie vanno su, tu resti in un regime catabolico, un regime in cui non sei performante, in un regime in cui sei stressato. Quindi, in base a cosa scelgo se proporre una recovery o una reverse? Sicuramente una variabile importante è il set point fisiologico del soggetto, in cui lui sta bene, in cui lui è in fisiologia, in cui è in salute. E subentra al massimo la soggettività qua, come dicevo prima, perché per facilitare l'esempio parliamo di numeri. Sul palco andiamo a un 5% di BF, ripeto, numeri random. Se questo ragazzo ha la fortuna di essere in fisiologia, di essere in salute al 7% e ne conosco, magari ben venga anche una reverse dove io posso centellinare questi aumenti calorici fino ad arrivare poi alla body fat fisiologica. Se questo povero ragazzo sfortunato è in fisiologia, è in salute al 15% e ne conosco forse di più, anzi ne ho fatti gareggiare dal 15% al Assolutamente. 5%, cazzo, così propongo una reverse dove magari aumento 10 grammi di carbo, qua potremmo aprire una parentesi perché sono cose che mi fanno ridere, aumentare una galletta a settimana, come se si potesse quantificare. Vabbè. Che cosa aumento 10 calorie a settimana? Che questo mi sta in ipocalorica altri 6 mesi a soffrire come un cane, ma soprattutto a non essere anabolico, a essere ancora Ah, infiammato, a essere stressato. guarda, è la cosa che ho visto su di me. Io applico sempre la recovery su di me, ma anche per un fatto, e non ho assolutamente problemi a dirlo, che io, finita la gara, sono totalmente food focus. Cioè, nel senso, al di là che a me piace Normale. allenarmi, quindi sono sempre molto animale da palestra e tutto, però il mio corpo mi dice mangia, mangia, mangia. Quindi sto sempre là con.
E magari mi ritrovo a mangiare 2 etti di riso e dire: ok, il mio corpo ha ancora fame. Magari lo stomaco è pieno, però c'è ancora il bisogno. Il mio corpo mi fa sentire bene il bisogno di mangiare. Quindi io dopo la gara mi metto di default tendenzialmente a calorie abbastanza alte. Adesso dopo quest'ultima mi sono messo sulle 4.000, adesso sto a 4.500-5.000 e adesso sto iniziando a stare un po' più tranquillo, ok? Che la BF è aumentata gradualmente. Sì, perché tu sei molto, come posso dire, oltre all'aspetto tecnico subentra quello mentale, secondo me. Uno deve sapere accettare di ingrassare dopo il palco. Spesso chi opta per reverse infinite è perché non accetta di ingrassare, Non ma riesce a distaccarsi dalla condizione, sì. allora non sei atleta, perché tu devi sapere che il tuo iter, magari di un anno o due, prevede di ingrassare per poi essere migliore fra un anno o due sul palco. Non puoi stare ancora da gara dopo la gara, cioè, capisci che è un controsenso già. Guarda, è una differenza che abbiamo visto con Joe qua in Inghilterra e si vede soprattutto sulle ragazze, perché sugli uomini ovviamente è un po' più, tra virgolette, tranquillo come discorso, perché bene o male ti metti la felpa, ti senti grosso, non ti dà fastidio come sensazione, mentre per le ragazze sentirsi più pesanti E poi a loro si riempie subito la gamba, dà il fastidio. gluteo. Allora, queste qua in off season stanno con i completini Gymshark super aderenti, pantaloncini Gymshark, Gymshark come qualsiasi altro brand, non lo so, Alphaletto, quello che ti pare, non voglio sponsorizzazioni. Reggiseno, pancia di fuori, cellulite in vista, cioè cellulite no, però grasso, gambe grasse in vista, la pancia, insomma, da atleta che comunque mangia, quindi sempre ti parlo di BF nei range, però roba che non vedresti mai nelle palestre, perché la gente si sentirebbe super a disagio, non gliene frega niente, vanno e si mettono a urlare sotto le presse, a sfondarsi, a spaccarsi. O le ragazze stanno tutte in off season, stanno sopra le 3.000 calorie, io non ho beccata ancora una sotto. Mangiano come assassine e spingono perché? Perché e in gara ci vanno che hanno delle masse comunque abbastanza importanti. Cioè, comunque, se vedi anche a parità, non ti parlo degli altri livelli perché gli altri livelli comunque c'è una certa selezione e soprattutto sono gare internazionali. Però le gare un po' più easy, il livello delle bikini, per dirti, cioè comunque sono più massose, sono più di presenza, ok? Chiaro. E la grande differenza è proprio questa che io vedo, che l'off-season non gliene frega niente, perché per loro l'atleta di bodybuilding, se è un bravo atleta, se è un atleta bello, me lo dice il palco, perché è sul palco che tu devi essere così. In off-season non è che sei un eroe se in off-season stai sempre tirato, anzi, probabilmente stai facendo qualcosa male. O ti stai facendo del Ti male? stai facendo del male, ti stai facendo del male. E questa è una cosa che io appoggio in toto. Cioè, nel senso per me è. Che poi, logico, non è che devi star male, perché ricordiamoci, la cosa che la gente No, non no. concepisce è che i livelli di BF che noi vediamo nel nostro settore sono più bassi rispetto a quelli di salute. Cioè, l'uomo è Sì. considerato in salute quando comunque noi lo diremmo è grasso, ma normalmente è considerato in salute. Quindi a me quello che preme è che l'atleta sia in salute. Poi la BF deve stare dove è ottimale per lui, per la sua performance, per la salute e tutto il resto. Io ho un set point alto, devo stare alto in off season. A posto. Se no non sei neanche anabolico, oltre al fattore salutare. Sono improduttivo. Sono totalmente improduttivo. E come dici te, c'è proprio il tentativo di stare aggrappato alla condizione, no? Sì, no, c'è un attimo scindere il fattore mentale da quello, cioè, che ci serve, ovvero tecnico. Assolutamente. Avere il coraggio di fare un passo indietro a livello estetico per fare un passo avanti a livello di performance, di ipertrofia. Concordo. È una cosa che poi un atleta matura magari durante la carriera, durante l'anzianità di allenamento. Pian piano. E qu quanto normalmente quanto la fai durare la recovery Ma non appena questo entra in una BF, una situazione di BF fisiologica, si può interrompere. Poi parliamo chiaro, se è la prima gara, quasi non serve farla perché sfocia in binge eating di solito, lo sappiamo come va a finire. te? Guarda, il problema è Cioè, questo diciamo le che cose. io vedo questo problema. Allora, io ho testimonianze di persone che hanno fatto la reverse, ok? Hanno provato a fare le reverse. Io ho sempre visto 2 episodi almeno. Il primo episodio era binge pesanti, ok? Secondo episodio, classico, mi sfondo di verdure.
Cioè, persone che mangiavano tipo 2-3 kg di verdura al giorno, Sì. perché devono fare... non ha senso. Io non ho ancora conosciuto uno che si è salvato dai disturbi alimentari. Totalmente, totalmente. E la cosa che io vorrei dire è che poi c'è... Ragazzi, quando finite una gara, è normale, io non conosco nessuno che non sia food focus. È normale, non dovete essere, avere, oddio, non posso dirlo che sono così perché è sbagliato. No, cioè, state al 5% di IBF, cioè il vostro corpo tutto vi dice di mangiare. Tutto nel vostro corpo vi sta dicendo di nutrirvi e di ingrassare, quindi è normale avere in testa soltanto cibo. È perfettamente normale. Io non ho, cioè, nel senso, io lo dico tranquillo, io dopo la gara in testa c'ho solo, ok, smetto di mangiare. Guarda, l'unica cosa che mi salva è che mi piace allenarmi. Quindi c'è questa componente. Però io per il resto è un continuo pensare. Appena finisco un pasto è ok, quando c'ho il prossimo pasto? Anche se mangio tanto, ok? È così. Finché non raggiungo livelli di BF, l'ho detto, adesso mi sono calmato. Adesso sto un po' più tranquillo. Cioè un po' più, adesso sto più tranquillo. Perché hai raggiunto, vedi, quindi il tuo discorso sta in piedi, non è la quantità calorica, è la body fat. Io di calorie sono aumentato poco rispetto al post-gara. Ho aumentato gradualmente, molto lento, in base al peso, ma io dal giorno dopo la gara stavo a 4.000-4.500. Per forza. Infatti, un po' come vantarsi di essere tirati a 3.500, probabilmente hai fame come uno che è a 2.000. È quello. È quello. Non... Specie se per tollerarle ti alleni tanto. Mamma mia. Quella è la cosa più nonsense del mondo. Cioè, allenarsi per mangiare. Mangi per allenarti. Invece la gente si allena per mangiare. Quindi vedi, no, perché io sto a 700 grammi di carbo. Ah, ok, come ti alleni? Allora, praticamente ho il cardio la mattina. Poi l'allenamento mi dura Passi. 3 ore di metabolico. Poi ho 20.000 passi. Poi la sera torno e faccio Stairmaster. Questo tutti i giorni. Ok, fantastico. Bene. Però sto a 700 grammi di carbo. Un bel killer. Senza grassi però. Quindi Senza pure de grazie. merda te li mangi, capito? Ora sto pacciosi. Quindi vabbè. No, 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 totalmente d'accordo, guarda, anche questo. Bene, dai. Marci, io ti ringrazio per... Abbiamo altre domande? Guarda, no, erano alcune domande sul fatto di fare chilometri in bici o... cioè, nel senso, il ciclismo, se era positivo. Aspetta, te la Si può dico. sempre associare al fattore di dimagrimento localizzato. Ecco, sì, è quello che dicevo, quello che abbiamo parzialmente affrontato. Cioè, anche lì, ripeto, vedo l'esigenza a livello muscolare, che area necessiti quel lavoro, di conseguenza scelgo la meccanica dell'esercizio. Perfetto. Un esercizio quad dominante può essere la bici, ad esempio. Brucia. Cioè quel misto di aerobiosi e anaerobiosi Se uno mi attiva tanto i posteriori e i gluti durante uno squat, posso fare una bici benissimo. Posso fare una sedia isometrica al muro, posso fare tante cose. il ciclismo io lo adoro. Ti racconto questa cosa. C'è stato un periodo molti molti anni fa nel bodybuilding romano, dove andava di moda, i vari Di Clemente, Ruggero e tutto il resto si accodavano ai ciclisti per fare il loro cardio, cioè prendevano come cardio, prendevano la bici e si accodavano ai ciclisti che si facevano l'Appia piuttosto che la Casilina e tutto il resto, tutti i percorsi, al punto che al Cavaliere Nero c'era un istruttore di spinning che lui era bodybuilder. Però quando ha iniziato a fare ciclismo per il cardio e tutto, si è appassionato così tanto che ha iniziato a fare spinning. Cioè ha iniziato a fare ciclismo soltanto. E lo stesso Gianfranco Ricci della Big, lui, Gianfranco è un personaggio, un folle, cioè ti dico soltanto che andava in città in giro a cavallo, con i vigili che gli rompevano le palle perché aveva parcheggiato il cavallo, e lo metteva tipo... È una cosa, cioè una persona veramente stupenda. E lui si faceva... Da Roma arrivava fino in Abruzzo, non so in che paese, in bici, Folle. tornava praticamente tardo pomeriggio e si metteva ad allenare le Follia. spalle. E già, lui in gara una cosa fenomenale, cioè aveva una fisicità, una qualità, una pasta muscolare sorprendente. Però anche questo ti fa riflettere, no? Quando ti dicono non sopporto la cosa, non recupero, c'ho paura di troppo lavoro, cioè ragazzi... Siamo portati a fare belle cose, diciamo. Se le cose le gestisci bene. C'è da recuperare. Quello. Il recupero parte andando a letto presto la sera, secondo me. Cioè, Amen. se vuoi fare l'atleta è così. Guarda, io sul sonno sono abbastanza maniacale.
Nel senso me lo impongo, ma perché no? Cioè, sento che per me è necessario. Ma l'ho sempre un po' stato, eh? L'ho sempre avvertita questa cosa. Cioè, io la carenza di sonno l'ho sempre patita tantissimo nella giornata dopo. Quindi anche quando non facevo bodybuilding, per me era una priorità. Cioè, io qualsiasi cosa, gli amici, facciamoli, no, raga, io devo andare a dormire perché sennò domani sto male. Quindi sono sempre stato quel rompipalle, insomma, quel tipo di quello che saluta tutti prima. Vedi, tornando al concetto di prima, è davvero ridicolo parlare di serie di ripetizioni quando i pilastri non sono a posto. Riposo, Assolutamente. allenamento, ma Assolutamente. intimità con l'allenamento, Totalmente. con la fatica. Ok? In seconda Assolutamente. battuta parliamo di serie di macros, ma dopo. Guarda, sono 100%, 100% come sempre. Senti, Marci, io ti propongo ufficialmente, perché così almeno non hai scampo. No, Va bene. di fare altre dirette perché mi farebbe super piacere. Volentieri, Altre volentieri. interviste e tutto. Quindi sicuramente le Tanto a breve organizziamo. sarò disoccupato, ovviamente, perché questione di giorni. Vabbè, soltanto questo, dai. Ci rimane solo questo. Dai, e io ti ringrazio davvero di nuovo per il tempo e tutto quanto. L'audio l'hai registrato, Sì, guarda, vero? sto registrando tutto quanto. E ho fatto 3 prove prima, per cui Ok, no, se no la rifacciamo nel pomeriggio. vai, perfetto. Controllo subito. Dai, allora Dai, ti Ludo, replichiamo volentieri allora. assolutamente. Nel frattempo ti ringrazio. Mandami feed sulle isometrie sabato o quando le fai. Assolutamente, assolutamente. Ti faccio sapere subito tutto quanto. Tu continua a mandarmi video dei ragazzi, così prendo ispirazione. Ok. Perché qua non ho ringhiere, quindi adesso mentre parlavi, stavo pensando dove posso fare, perché stavo guardando un muretto, come è fatto. Hai degli asciugamani, sì. Poi Sì, beh, sì, giusto con l'asciugamano. ti mando dei video Vai, allora, dai. mandami video dei ragazzi. Ti do Così feed. Giorgia mi ammazza poi. Assolutamente. Tutto a lavare dopo. Bene, dai. Ti ringrazio allora. Grazie a te, Ludo, semmai. Alla Ciao. prossima. Ciao, 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 ciao.